Siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo vivendo per grazia e dono del Signore, fratelli e sorelle carissimi, la celebrazione più austera e una tra le più suggestive di tutto quanto l'anno liturgico, perché è appunto l'azione liturgica in commemorazione della passione e morte del Signore. Questa non è una messa, perché oggi nella Chiesa cattolica, né oggi né domani, si celebra la Santa Messa, perché la Santa Messa oggi l'ha celebrata nostro Signore sul Calvario, come abbiamo ascoltato nella lettura del Vangelo, ed è per questo motivo che la Chiesa oggi non si celebra una Messa, perché oggi stiamo contemplando quello che la Messa è, cioè la passione e la morte del Signore in questa celebrazione, che poi avrà uno dei momenti culminanti nel momento dell'adorazione, della croce e del crocifisso, in cui ciascuno di noi adorerà il Signore crocifisso e attraverso il bacio gli esprimerà il proprio amore, la propria riconoscenza e la propria devozione. In questa liturgia si legge il bellissimo quarto canto del Servo del Signore, che è stata la prima lettura, tratto dal libro del profeta Isaia. Durante la Settimana Santa tutti i canti del Servo del Signore, che sono appunto quattro, vengono letti nella Chiesa: primo il lunedì santo, il secondo il martedì santo, il terzo il mercoledì santo, appunto il quarto, che è quello che più degli altri fa riferimento non solo alla passione di Gesù ma anche al suo significato, viene letto in questa liturgia. E io volevo semplicemente rileggere alcuni passaggi con voi che ci fanno semplicemente entrare in quello che stiamo celebrando, dandoci qualche chiave di lettura, semplicemente perché il nostro cuore possa animarsi da un lato a una grandissima gratitudine e amore verso il Signore, ad un profondo pentimento dei nostri peccati, perché il profeta Isaia dice chiarissimamente la motivazione per cui Gesù è morto dopo aver sofferto nel modo che sappiamo, ed anche e soprattutto il desiderio di una rinnovata vita di sequela e di amore a colui che ci ha amato davvero in tutto e fino alla fine, come di più non avrebbe potuto. Isaia comincia così: tanto era sfigurato il mio servo per essere d'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dell'uomo che ieri sera è stata alla veglia davanti all'altare della preposizione, ha ascoltato tra le tante cose che abbiamo ascoltato che il figlio di Dio, che era il più bello tra i figli degli uomini, l'umanità di Gesù è un'umanità splendida perché perfetta, e perché la natura umana appunto del figlio di Dio fatto uomo, un giorno ci fu in cui era diventato inguardabile. Se noi vedessimo Gesù come è stato in questo giorno, ci prenderebbe un colpo, come ha preso un colpo a tanti santi e sante della Chiesa che hanno avuto dal Signore l'onore, la grazia e anche la sofferenza, insomma, non è certamente uno spettacolo bello di poterlo vedere. Irriconoscibile. E poi non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. È ancora un riferimento alla forma che Gesù assunse in questo giorno. Prosegue: disprezzato e reietto dagli uomini. Questa è una delle cose più brutte che possono succedere, purtroppo questo è fenomeno di stretta attualità. Gesù è disprezzato, cioè, proprio non ti calcolano proprio, e addirittura reietto dagli uomini, cioè da alcuni volontariamente messo fuori, espunto, cacciato dalla propria vita. Noi sappiamo che purtroppo è una realtà, ci sono moltissime persone che anche oggi stanno vivendo un giorno così santo, poverine, certamente nessuno vuole giudicare nessuno, come se niente fosse, come i romani che giocavano andati sotto la croce, capite? Se quello che stava in croce fosse un delinquente qualunque, insomma, non rendendosi assolutamente conto della santità di questa giornata che la Chiesa, come sapete, ci invita anche a vivere in forma penitenziale, con l'astinenza dalle carni e con il digiuno, no? Molti proprio non gli proprio passano anche l'anticamera del cervello, né più né meno di come accadde in quel lontano venerdì santo di tanti anni fa, no? Ancora, uomo dei dolori che ben conosce il patire.
Noi quando soffriamo, anche questo l'abbiamo meditato ieri sera, a volte c'è il mal di testa e cominciamo a smaniare, oppure c'è una malattia e cominciamo a smaniare, oppure facciamo un incidente, ci rompiamo una gamba, ci rompiamo qualcosa, certamente sono tutte quante sofferenze, ma ci siamo mai chiesti cosa ha vissuto l'uomo di errori? Perché pensare intensamente, dice San Paolo, e attentamente alle sofferenze di Gesù ci aiuta anche ad essere un pochino più pazienti. Perché lui ha veramente sofferto tanto, tanto, come vedremo più avanti, senza aprire bocca, dice più avanti Isaia, come un agnello condotto al macello e non aprì la sua bocca come pecora muta innanzi ai suoi tosatori, no? Ogni tanto ci penso, cioè la violenza della flagellazione o della crocifissione, Gesù non ha aperto bocca, cioè neanche un grido, neanche un urlo. Se qualcuno di noi mai l'ha sofferto qualche volta, cioè è molto difficile quando gli sono terrificanti non aprire bocca, tenersi tutto dentro, con una dignità, una compostezza anche nel soffrire, che veramente desta straordinario stupore, no? Eppure, ecco, qui c'è la spiegazione, egli si è caricato delle nostre sofferenze, perché lui non avrebbe dovuto soffrire, si è addossato i nostri dolori e noi, qui attenzione, dice noi, non soltanto i giudei e i romani che storicamente furono coinvolti nella morte di Gesù, noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, umiliato. Eppure egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Sono parole molto belle, non hanno bisogno di commento, no? Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui e per le sue piaghe, le piaghe che tra poco attraverso l'immagine del crocifisso saranno mostrate dinanzi alla nostra adorazione, perché siano adorate, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Prosegue ancora, noi tutti eravamo sperduti come un gregge, bellissima immagine, ognuno di noi seguiva la sua strada, l'immagine di questa umanità dispersa, no? Voi sapete, stasera la Via Crucis del Papa sarà animata con la meditazione dei giovani, no? Quest'anno faranno anche il sinodo dei vescovi sui giovani, no? Anche noi, io l'ho trovata, le meditazioni di questa sera sono bellissime, sarà bello ascoltarle perché i ragazzi li faremo anche qui. Oh, alcuni ragazzi hanno scritto certe meditazioni sulla Via Crucis che quando l'ho letto dico meno male che c'è ancora qualche giovane, insomma, che è capace di scrivere queste cose, no? Non sono tutti così, però quando si pensa a queste masse di giovani, io ho avuto molto a che fare con i giovani anche al mio ministero, cioè stanno proprio persi, cioè, sono, non è che sono cattivi, sanno dove andare, non sanno che fare, hanno perso gli orizzonti, no? Questa immagine di Isaia, eravamo sperduti con un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Non so dove andare, da qualche parte devo andare, ma oh, chi lo sa dove vado, non so manco io quello che devo fare. Ecco, questa è la condizione dell'uomo ancora non incontrato dall'amore di Gesù, no? E che succede? Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, se le ha prese tutte lui per tirarci fuori dai guai. Ancora, maltrattato, si lasciò umiliare, non aprì la sua bocca, anche qui. Come reagiamo noi quando ci trattano male? Quando ci rispondono male? Quando sappiamo che qualcuno ci ha parlato male, dietro? Come reagiamo? Come ha reagito Gesù quando gli hanno trattato male? Qualche volta mi è capitato, insomma, no? Dico, cioè, perché ti devo solito non parlare, dico, io ho capito. C'è tutte le ragioni di questo mondo. Ma fammi capire, ma ti hanno mai sputato in faccia a te? No. Lo sai che Gesù gli l'hanno riempita la faccia dei sputi? Sì. E lo sai quello che ha fatto? Se l'è tenuti gli sputi, non se l'è neanche asciugati, se l'è lasciati sulla faccia. Noi quando moriamo ci presenteremo davanti a lui, capite? Cioè non ci presentiamo davanti a Don Leonardo, né a Don Nicola, né al Papa, né a nessuno. Ci presentiamo davanti a Gesù e lui ce la presenta davanti questa cosa, no? Dice figlio mio, figlia mia, io ho sofferto tutto questo che ho sofferto per amore tuo, non perché me lo meritassi, ho reagito in questo modo. Tu figlio mio che sei più grande di me, sei Dio come me? No. Sei innocente come me? Senza
senza nessun peccato, ma come? No. E allora? Non è che uno vuole mettere, cioè, che gli andiamo a raccontare a Gesù? Che gli raccontiamo? Seppure ti sputano in faccia, se vuoi fare come Gesù, ti tieni lo sputo e manco fai così. Figuriamoci se ti fanno una risposta sgarbata, no, cioè, o ti dicono qualcosa, appena ci dicono qualcosa, manco finiscono di parlare, abbiamo già pronti 300 risposte per giustificarci, per scusarci, oppure per contrattaccare, se è qualcosa di brutto, no? Qualcuno se ha parlato male di me, allora io gli parlo male 30 volte tanto dietro, no? Così si impara. Che ci ha fatto questo Vangelo, figlioli miei cari? Ecco. Maltrattato si lasciò umiliare con una piega sua bocca, come agnello condotto al macello, vedete, agnello di Dio, l'agnello di Pasqua, sapete che l'agnello è la pecora, è l'animale più mansueto che esiste, come pecora muta dinanzi ai suoi tosatori. Conclude, abbiamo concluso anche quasi noi, ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. È l'uomo dei dolori, ma questo non possiamo non pensarci. Cioè, voi capite, chi fa passare il venerdì santo, perché oggi più o meno tutto il mondo sa che oggi è il giorno della morte di nostro Signore, non è che ormai più o meno anche nei incendi, io lo mando a qualche cosa, a qualche foresta, a qualche mezzo, in mezzo all'Amazzonia, forse perché non sappiamo cos'è oggi, no? E noi non possiamo non pensarci a queste cose, soprattutto non possiamo metterci dinanzi al crocifisso e dire: perché tutto questo? Perché e per chi? Perché è a causa dei peccati tuoi, e qui ognuno che si mette davanti al crocifisso deve dire: colpa mia questa mia. Non è colpa di qualcun altro, sono io che ho ucciso il figlio di Dio, non qualcun altro. Quindi, perché? Per i miei peccati e per te. Per te come se fossi lui, perché Gesù ha fatto quello che ha fatto non per la massa dell'umanità indistinta, per una somma algebrica di numeri, no, no, l'ha fatto per ogni anima. E se Gesù Cristo avesse saputo che la sua passione e la sua morte avrebbe salvato una sola delle anime che sono qui dentro, e nessun altro, tutta la storia, l'avrebbe fatto lo stesso, senza nessun dubbio. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Ultime due considerazioni. Era volontà del Signore, sì. La passione secondo Giovanni ci ha ricordato due cose. Organizziamo due scene. Vanno ad arrestare Gesù, dicono: chi cercate sono io, tutti per terra. Che significa questo episodio? Significa che se Gesù avesse usato il suo potere, li fulminava tutti quanti e non sarebbe stato né catturato, non avrebbe sofferto. Non ha voluto farlo. Era Dio e ha rinunciato ad esercitare il suo potere contro chi voleva fargli del male. Un altro particolare è quando parlano di Pilato. Pilato dice: oi, ma tu lo capisci che io ti posso liberare o metterti in croce? Lo capisci o no? Cosa gli risponde Gesù? Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Cioè, la passione del Signore è stata una congerie di cose orribili, i peccati più gravi sono stati commessi in tutta la storia in quei giorni, ma il Padre l'ha permesso per la nostra salvezza. Cioè, tutto quello che è successo non è successo contro la volontà di Dio, ma secondo la volontà di Dio. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Questo ci dà anche un altro grande insegnamento, ricordiamolo sempre. Non si muove voglia che Dio non voglia, come ben sapevano le nostre nonne, è vero. Questo è stato vero nella vita di Gesù, è vero nella vita nostra. Quando arriva qualche croce, quando arriva qualche prova, quando arriva qualche cosa che tu non avresti mai voluto vivere né soffrire, prima di arrabbiarti pensaci due volte, perché come Gesù, come il Padre dalla sofferenza e dalla morte ingiusta del figlio ha tratto la salvezza dell'umanità, così non cessa di trarre vita e meraviglie ogni volta che manda qualche croce che a te sembra una cosa brutta, ma agli occhi di Dio non lo è. Maria Santissima ci aiuti a entrare bene in questo giorno e in questi giorni. Ecco, ora faremo un po' di silenzio, poi dopo la preghiera universale faremo il gesto dell'adorazione della croce. Siamo dati Gesù e Maria. Sì.